Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Eccomi qui con questo nuovo video. Mi vedete senza il manichino e vestita un po' eccentrica. Questo perché il video di oggi sarà un po' diverso dal solito. Sarà un nuovo tipo di video in cui praticamente metterò in atto quello di cui vi ho parlato nei video precedenti. Se li avete guardati, altrimenti andatele a vedere. In particolare oggi, per quanto riguarda il video di oggi, parleremo del pantalone a zampa. Quindi praticamente vedremo sia i look che vi ho consigliato, quindi i look che vi ho detto di indossare, di provare, perché secondo me sta bene con questo, con quello, e quindi dei look con cui uscirei per me sono validi, sia i look che vi ho criticato, quindi come vi ho detto il pantalone a zampa è orribile con le scarpe da ginnastica, quindi vi farò vedere anche per farci due risate la parte orribile dell'abbinamento con questo tipo di capo. Io spero che questo video vi possa piacere, vi tenga compagnia e vi faccia fare anche qualche risata, oltre a farvi vedere qualche tipo di outfit che possa, spero, piacervi e che a me piace appunto. Come potete vedere, se avete visto il video in cui vi parlo appunto del pantalone a zampa, il primo abbinamento che ho deciso di fare è proprio uno che vi ho mostrato durante appunto il video riguardante il pantalone a zampa, che è una blusa meravigliosa, estivissima, con questi colori stupendi. Vi lascio al video e spero vi piaccia. Ed ecco qui ragazze che vado a mostrarvi il look per intero. Come potete vedere ho indossato il jeans a zampa con questa blusa che riprende perfettamente la svasatura sia sul bordo finale della camicia sia sulle maniche, che poi vi faccio vedere in seguito. Quindi andiamo a vedere nel particolare la blusa, che è molto bella, molto colorata e con questi particolari stupendi in questo turchese. Come potete vedere lo scollo è a V, quindi mette in risalto il décolleté ed è enfatizzato, ora vi faccio vedere ancora più nel particolare, da questi strass, questa fila di strass e mini perline ai laterali. Ecco qui le maniche che sono sbasate, hanno una molla al gomito e poi si aprono alla fine, sono bellissime, anche qui riprendono, come vi dicevo, la sbasatura del jeans. Qui ragazze invece vi faccio vedere i pantaloni, che sono bellissimi e come vi ho detto anche nel video precedente li ho comprati da Zara. Qui vediamo invece le rifiniture particolari, abbiamo le tasche a toppa che sono carinissime con questo bordino e poi le cuciture in oro. Qui invece vi mostro le scarpe che ci ho abbinato, uno dei miei abbinamenti preferiti con la zampa, e sono le zeppe. Ed ecco qui ragazzi che invece vi mostro l'outfit divertente, l'outfit brutto diciamo, che non considero un bell'outfit e che invece era il mio must have alle superiori ai primi anni, perché indossavo sempre outfit di questo genere se non peggiori, quindi questo è fatto anche bene con l'abbinamento dei colori, senza il cardigan sopra, insomma. Il jeans praticamente cambia completamente faccia, diventa praticamente un capo sportivo in questo caso, e adesso andiamo a vedere nello specifico la t-shirt, che è molto elasticizzata e quindi mette in risalto proprio tutto, è proprio molto attaccata al corpo, come potete vedere. Ho abbinato anche le scarpe, che sono molto carine, però non le abbinerei mai in questo modo. Sono dello stesso colore della maglia, sono viola con i particolari verde acqua, sono davvero carine ma assolutamente sconsigliate per un outfit del genere. Poi tra l'altro il pantalone tocca quasi a terra, perché comunque non c'è un tacco, non c'è nulla, e ragazze, veramente orribile. Infatti siamo arrivati alla fine del video ragazze, io spero vi sia piaciuto, che abbiate tenuto compagnia e vi abbia comunque fatto vedere qualcosa di interessante. Spero che questo tipo di video vi possa piacere, fatemelo sapere magari nei commenti e seguitemi sui social per stare sempre al passo con lo stile. Vi mando un bacio e al prossimo video.